Credo che davvero Napoli sia diventato un esempio dopo tanti anni per come si può fare welfare, stare vicino alle famiglie, alle organizzazioni, alle associazioni del terzo settore e soprattutto passare dall'assistenzialismo a un progetto proprio di crescita complessiva, e lo confermano anche i dati. Io come garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, girando in tutta Italia, prendo veramente con grande soddisfazione atto del lavoro straordinario che è stato fatto in questa città e che è molto diverso da tante altre realtà che non riescono purtroppo a venire fuori dalla crisi economica in cui ci troviamo. Alla presenza del Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza è stato fatto il punto stamattina sul lavoro svolto negli ultimi 2 anni dall'amministrazione comunale a favore dell'infanzia e degli adolescenti, presentando dati ed ascoltando storie e testimonianze per descrivere lo sforzo riorganizzativo dei servizi e la messa a sistema di progettualità e pratiche nel welfare che si occupa dei diritti e delle esigenze dei bambini. Un sistema che ha sempre più bisogno di idee, creatività, buone prassi e grande impegno dell'ente locale, oltre agli enti del terzo settore e delle istituzioni. Oggi portiamo a casa finalmente un po' di frutti. Abbiamo fatto tantissimo lavoro che era un atto dovuto come amministrazione che ha a cuore assolutamente il benessere dei bambini e degli adolescenti della sua città, dei giovani, delle famiglie. Ma c'è ancora tanto da fare. La giornata di oggi voleva essere sicuramente un guardare tutto quello che si è fatto, ma per ripensare anche, per pensare insieme a tutto quello che c'è ancora da fare. E lo possiamo fare e realizzare per il futuro dei nostri bambini e dei nostri ragazzi soltanto se lo facciamo insieme, quindi mettendo in rete assolutamente le forze delle istituzioni, ma le forze del terzo settore, le forze della società civile e anche la partecipazione e il coinvolgimento attivo di tanti ragazzi che hanno desiderio di riappropriarsi con forte senso di appartenenza, con anche una spinta verso i sogni, i desideri, quindi per realizzare quello che è il loro futuro in questa nostra terra che a volte viene un po' abbandonata perché sembra non avere obiettivi, speranze e che invece fortemente vuole il riscatto. Sì, innanzitutto fare il punto della situazione su quanto di straordinario è stato fatto sulle politiche sociali dal Comune di Napoli. In un momento in cui si tagliava, la regione tagliava, i governi tagliavano, noi abbiamo messo risorse nel sociale, abbiamo migliorato la spesa, abbiamo soprattutto risanato la finanza locale, nel settore sociale si pagava con 4 anni di distanza, oggi si paga in tempo reale, quindi significa dare risorse alle strutture del terzo settore, abbiamo cercato di migliorare i nostri servizi, ancora tanto c'è da fare, penso al consolidamento di Napoli Sociale, dei nostri servizi, ma tantissimo vogliamo fare sempre di più per i nostri giovani, per i nostri adolescenti, per i nostri bambini e in tutto il settore sociale, penso ai Rom, penso agli immigrati, agli anziani.